I dipendenti del comune di Campione non ricevono lo stipendio da quasi 2 anni e l'INPS pretende i contributi non versati e tramite l'Agenzia delle Entrate ha chiesto al municipio dell'Enclave 1.300.000 euro. È una situazione paradossale, attacca il commissario Giorgio Zanzi. Se non è stato possibile pagare i salari, evidentemente non era possibile neppure versare i contributi. Ho già segnalato questa ennesima situazione problematica agli organi centrali. In comune a Campione sono rimasti in servizio 15 dipendenti dei 102 presenti prima della crisi. Gli esuberi sono scattati dopo un lungo braccio di ferro. Negli ultimi 24 mesi i dipendenti hanno ricevuto 7 stipendi, spiega Zanzi. Non è una bella immagine per il comune, ma accade questo. L'INPS ha aperto un contenzioso e pretende i contributi non versati su stipendi non corrisposti. I dipendenti entrati nella lista degli esuberi ora percepiscono l'indennità versata dal Ministero dell'Interno. Le persone in disponibilità sono a carico del Ministero, naturalmente con la speranza che siano ricollocati, spiega il commissario. Per quanto riguarda i 15 dipendenti rimasti in servizio in comune, invece, stiamo lavorando per trovare il modo, con il 2020, di pagare gli stipendi. Stiamo cercando di trovare una soluzione. Venerdì pomeriggio è stato convocato un vertice in regione per fare il punto della situazione su Campione. Il commissario Giorgio Zanzi sarà presente e dovrebbe incontrare tra gli altri i sottosegretari all'interno Matteo Mauri e all'economia Antonio Misiani. Anche le organizzazioni sindacali hanno inviato a Roma una richiesta per chiedere un incontro con i rappresentanti del governo.